Nonostante la precettazione decisa dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, CGIL e UIL proseguono dritti verso lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. Per questo a Taranto le delegazioni provinciali dei sindacati hanno organizzato una mattinata informativa in cui hanno preso la parola quadri e delegati sindacali per informare sia sui contenuti della manovra di bilancio contro cui CGIL e UIL scenderanno in piazza, sia sulle motivazioni dello sciopero. Ci mobilitiamo a livello nazionale perché siamo di fronte all'ennesima azione del governo, una manovra, una legge di bilancio totalmente sbagliata che non si occupa della condizione delle persone, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, di chi un lavoro lo cerca. Quindi noi abbiamo poi utilizzato uno slogan fortemente evocativo, adesso basta, perché basta con questa condizione in cui se sei debole, se sei povero, sei da punire. Ci troviamo in una situazione la più complessa dal secondo dopoguerra. Abbiamo di fronte a noi due conflitti in corso, veniamo da un periodo di pandemia che evidenzio non è sparita. E il governo che cosa fa? Fa una legge di bilancio timida, una legge di bilancio che non rispecchia in nessun modo la necessità che ha questo paese di cambiare, la necessità che hanno le persone di far fronte a tutti i disagi giornalieri che le famiglie, i giovani, i pensionati fanno.